L'uomo prima dell'inventore, il genio creativo prima dell'ingegnere. È questo il Corradino d'Ascanio che emerge dai lavori presentati questa mattina nell'aula magna del Liceo Scientifico di Popoli, che sono stati realizzati da 300 alunni delle scuole medie del circondario, che hanno partecipato alla prima edizione del concorso Viva la Vespa. Elaborati multimediali, fumetti digitali, filmati documentaristici e ancora composizioni letterarie, testi poetici, prodotti grafici e pittorici, plastici, modellini e lavori manuali. Sono questi gli elaborati presentati dagli alunni che si sono liberamente ispirati al genio popolese inventore della Vespa. I ragazzi come hanno reagito alla scoperta di Corradino d'Ascanio e soprattutto d'Ascanio lancia un messaggio importante. Lui ha cominciato a costruire, ha espresso il suo maggiore genio dopo la guerra, in un periodo di crisi che un po' ricorda questo periodo che viviamo. Sono rimasti profondamente affascinati, non tanto dall'inventore della Vespa, che forse era la parte più nota, ma dalle lettere emergeva la difficoltà di un uomo ad affermare la propria genialità. E quindi sono state le piccole scoperte quelle che hanno naturalmente incuriosito i nostri ragazzi, il forno, l'autovelox, queste cose di piccola che lui faceva per sbarcare il lunario. E quindi questo è l'aspetto che forse più ha colpito i ragazzi della nostra scuola, tant'è che abbiamo voluto girare un video proprio per ricordare questo aspetto di un d'Ascanio dimenticato, cioè di un uomo che portava i propri figli a casa del vicino per farli mangiare, perché non aveva di che sfamare la propria famiglia. E poi forse il messaggio più importante che i ragazzi hanno recepito è che non bisogna mai abbandonare i propri sogni e quindi lottare per l'affermazione dei propri sogni. L'ultima lettera infatti ricorda proprio come d'Ascanio, ormai ottantenne, dice: io forse ho sbagliato i tempi perché vedo adesso le mie invenzioni volare, librarsi nell'aria quando io le avevo pensate 50 anni e i tempi non erano quelli più opportuni. All'incontro erano presenti i componenti del Vespa Club di Popoli, fondato nel novembre del 2011, e il direttivo dell'associazione Corradino d'Ascanio, presieduta da Ivan Lioi, che dal giorno della fondazione è divenuta l'interlocutore ideale per tutte le manifestazioni che ruotano intorno all'ingegnere popolese. Intanto l'amministrazione prepara il cartellone estivo di manifestazioni per celebrare Corradino d'Ascanio, al quale sarà dedicata un'intera settimana di eventi nel mese di agosto. Sì, noi per il 2013 abbiamo ideato questa settimana da dedicare a Corradino d'Ascanio, nella quale verranno proposte varie iniziative, da rappresentazioni teatrali ad un raduno del Vespa Club, e nell'ambito di questa manifestazione andremo a premiare anche i ragazzi che hanno presentato oggi lavori qui a questo concorso. Un'iniziativa molto importante che parte dalla scia di ciò che è avvenuto l'anno scorso, la mostra alla Taverna Ducale e il recital. Sicuramente, noi vorremmo che ogni anno queste iniziative fossero riproposte. Fra l'altro, sempre nell'ambito di quella settimana andremo ad inaugurare anche il monumento alla Vespa, che è in fase di progettazione. Dove verrà collocato? Perché molte persone si stanno domandando questo. Beh, questa sarà una sorpresa. Quindi lasciamo questa sorpresa all'inaugurazione della Vespa. Sicuramente.